avere un'intervista del Presidente del Consiglio, che credo che per una TV locale sia il massimo che si possa avere. Dovreste avere anche il Presidente degli Stati Uniti, il Papa, non si sa mai. Non si sa mai nella vita, Non si sa mai. dice. Dunque, la prima domanda chiaramente riguarda gli anziani, visto che siamo in una casa di riposo per anziani. Il governo già so che ha fatto tanto per gli anziani, cosa si propone in futuro? Ma prima di tutto quello che posso dire è che non c'entra con quella che fa il governo, ma anzi, questa è proprio un'opera di volontari e della carità e dell'amore della gente. Ma stamattina ho visto qualcosa di bellissimo, proprio che non mi aspettavo, come modernità, come serenità. Queste cose sono le realizzazioni più belle che si possono fare per gli anziani. E credo che sarà sempre più importante in futuro perché gli anziani sono sempre di più. Anche questo debbano fare molte strutture pubbliche, ma è chiaro che se non ci sono questi, come ha fatto Don Giacomo qui a dare una mano, non si riesce mica a realizzare niente. Ormai il volontariato è essenziale, diciamo, nella vita del nostro paese. Senza il volontariato crollano tutte le strutture. Appunto per gli anziani come ha chiesto lei, insomma, ma che uno possa pensare di tenere tante migliaia e migliaia di persone in situazioni di case protette, di situazioni di assistenza, senza che ci siano altre migliaia di persone che li aiutano. Non è possibile proprio. Sì, è un po', diciamo, l'evoluzione dei tempi, no? Dei tempi, cosa vuole? Il tempo, quando la gente moriva in media a 56-57 anni, oggi siamo a 81 le donne e 76 gli uomini, c'è una bella differenza, Sì, fortunatamente, 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 chiaro. insomma. Senta, Presidente, c'è una legge del 94 sulla montagna, lei è presente, la numero 97, se non sbaglio, che non è molto applicata finora. Cosa può fare il governo per vedere che venga applicata questa legge, eventualmente anche migliorata? Ma adesso la quantità di risorse verso la montagna sta aumentando perché c'è questa legge, ci sono risorse comunitarie, c'è stata lentezza nell'applicarla, ecco, non è tanto, quello che un po' mi fa rabbia è di vedere quando ci sono delle risorse non Non applicate, no? Se uno utilizzate, dice sì. ma ha delle risorse in più, io dico no, non ci sono, allora pazienza, no? Ma in questo caso c'è stata proprio una lentezza fin dall'inizio perché è una vecchia legge e adesso ne abbiamo discusso anche con il Ministro dell'Agricoltura a lungo, proprio perché la montagna è rimasta un po' ai margini della nostra società, no? Prima nel momento dell'esodo tutti avevano l'attenzione sulla montagna, adesso con questa società un po' ferma, la montagna com'è rimasta? È come rimasta in montagna, Sì, no? sì. Senza che nessuno se ne curi. Adesso invece dobbiamo avere la seconda fase di rimetterla nel giro, no? Questo significa anche naturalmente cose ben diverse dalle montagne. In questo caso, ad esempio, ci vuole una strada che ti colleghi rapidamente a Bologna, se no la gente va via, insomma, no? Cioè, la Porettana non è soltanto un modo di andare in fretta a Bologna, ma è l'unico modo per cui la gente possa continuare a abitare qui, se non ci sono queste Ecco, strutture qui, infatti. perché poi la montagna va aiutata, va protetta, ma se noi la stacchiamo troppo dalla pianura c'è un bel da aiutare da proteggere, la gente va via, insomma, no? Deve poter comunicare in fretta con la pianura. Questo è un buon auspicio perché la Porettana venga un po' riammodernata. Spero proprio di sì. Qualche pezzo è stata fatta anche adesso, ma così lento, mamma mia, adesso vediamo di poter dare una spinta. Per portarla verso il XX secolo, Sì, credo proprio che sia necessario perché ventunesimo. ci si mette tanto ad arrivare qui, ci si mette proprio tanto. Grazie, Grazie, Presidente. grazie.
Ebbene, abbiamo anche la moglie del Presidente del Consiglio, la signora Franzoni, alla quale chiediamo cosa comporta essere moglie di un Presidente del Consiglio, in termini di tempo. Di... No, lo sa che queste sono le domande a cui non mi piace rispondere. No. Ma no, non comporta niente di particolare, però comporta anche... vivere delle giornate come quelle di oggi, che sono state proprio anche molto emozionanti, perché abbiamo messo veramente tante cose diverse di questa montagna che sembra così lontana, ma tutte dalle cose che fa Don Giacomo, che conosco da una vita, che sono così belle, a tutte le celebrazioni di stamattina. Un po' di perdita di libertà personale, sai? Ma no, io continuo a fare le cose di sempre e accompagno mio marito nelle cose in cui posso essere un pochino utile. Cosa le piace di più della nostra montagna, telegraficamente? Guardi questo bellissimo verde tutto bello compatto e poi che ci siano anche ancora tante cose vive come quelle che ho visto oggi. Grazie. Adelfo, tu sei un collaboratore, diciamo.